Iniziamo in maniera un po' strana, però. Posso chiedere ai cosplay, ai costumer, di mettersi qua di fianco al tavolo, così sta bene noi. Facciamo un applauso a Pamela Condati. Perché saliamo a Yumi. Che a proposito, c'è una vocina che mi gira nella testa. Che riguarda proprio Sayaka Yumi. Un attimo, Rio, non voglio più vederti. Non provo più nulla per te. Ormai ho una storia con un'altra persona. Questa non la spieghiamo, no? È una cosa particolare, solo chi ha comprato una certa cosa di cui non voglio fare pubblicità oggi, però è una cosa che molti nostri amici sanno. C'è anche un'altra vocina che mi ronza nella testa, ed è di un telefilm, sempre degli anni 70, che dice così. Un saluto a tutti i fans di Fonzie, dalla vostra amata Sondiletta! Vogliamo ricordare con un grande applauso Erin, che è mancata da poco. Allora, questa la accompagniamo con una musichetta e con una sorpresa. E allora, alziamo un po' il volume, perché lo guardavamo anche nei maschietti. Non era tipicamente un cartone animato da maschietti, però c'era una frase che poi col senno di poi e da adulti abbiamo cominciato anche a interpretare male. E adesso facciamo così, la facciamo partire. E diceva: sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, se l'assaggi o la respiri ti dà subito. E abbiamo anche qui una sorpresa per Liliana. Li voglio vedere ballare tutti. Vabbè. E poi c'è anche un'altra vocina che tra l'altro è il motivo per cui siamo qui oggi, per i 40 anni di Goldrake, è Maria Grazia Fried che ci dice perché non è più qui. Sono tornata dal pianeta Fried per festeggiare i 40 anni in Italia di Atlas Ufologo, il cui protagonista era mio fratello Dio Fried. Facciamo un altro grande applauso a Liliana Sorrentino. E invitiamo a sedersi qua con noi Liliana Sorrentino. Allora, intanto vi Fausto Varo, ormai avete capito, il vicepresidente dei Bici di Gonagai, e inizia lui a intervistarlo. Allora, lo scorso Japan Day ho incontrato il mio miglior amico che era Koji Kabuto, l'ho curato. Oggi sono emozionatissimo, incontro mia sorella e quindi per me è un'emozione grandissima. Poi pensate, noi siamo già amici su Facebook, però in realtà non ci siamo mai parlati. Lei era voltata, stava vedendo delle cose, arrivo io, la tocco sulle spalle e le dico piacere, sono tuo fratello. Mi ha guardato un po', ma questo è un pazzo scatenato. Comunque adesso, a parte questo, sono emozionatissimo perché, insomma, come tutti voi siamo cresciuti con la tua voce, quindi è una cosa fantastica. Oh,
Sentite questo, vecchia, vecchia, vecchia. Fausto, io ho preparato una sorpresa per Eliana. La farei partire prima di chiedere assolutamente cosa. Allora. Sì, dobbiamo spegnere le luci. Liliana, questo qui è un omaggio al tuo lavoro, è molto riduttivo. Io con Domitila feci una gag che presentai il suo curriculum e c'erano due persone, una che teneva il lembo di un foglio, il foglio era lungo 20 metri ed erano tutti i lavori che lei aveva fatto e avrei fatto la stessa cosa con te. Quindi perdonami, ho messo solo le cose a tema e quello che mi faceva piacere ricordare, poi integreremo con le domande. Dunque, questa è Sandy Olson, quella è Jen Marty. Salve. E questa è Rizzo. Si è trasferita qui da Sydney, in Australia. Mm, lo pensi anche tu, French? Certo, davvero. Sandy, dobbiamo andare in classe. Grazie, French. Non c'è di che. Sai una cosa, andavi fortissimo sul podio. No, sono stata una frana, ero così nervosa. Oh, no! Sei stata... È stato così carino con me quest'estate. Senti, senti, gli uomini sono tutti porci. Dai retta a me. Anzi, sono le pulci dei porci. Anche peggio, sono le pulci delle pulci che hanno i porci. Guarda, sono così vermi che non vanno bene neanche per pescare. Ci si può fidare solo di un uomo, del nostro papà. Sai che ti ci vuole? Che cosa? Una notte fuori con le ragazze. Ah? Sì. Stasera ne vengono 3 o 4 a dormire a casa mia. Ti va di venire? Sì. Bene, ti divertirai. Quante volte te lo devo dire? Non puoi fare una scenata tutte le volte che a qualcuno non piace un tuo piatto. Ma per favore, quello era un biforco. È un cliente che paga e se dice che il foie gras non è cotto, non è cotto. Il foie gras è una cosa da barbari. Lia, non ti picciare. Giuro, Kate, che se tu non fossi uno dei migliori chef della città... C'è la stessa. Uno dei migliori! Ecco, questo è il Superbo, un dolcetto del 2002. Qualcuno ha idea da dove venga? Forse dal Piemonte. Australia del Sud, colline di Adelaide. Se Kate non si sbriga subito a rimpiazzarmi, questo bambino lo faccio nello scolapasta. Così risparmi le spese dell'ospedale. Bernadette, guarda il colore di questo vino. È di una bellezza assoluta ed è pronto da bere. Cosa ti è successo? Qualcuno nel bosco ti ha ridotta così? No, sono stati i rami degli alberi. È come se fossero esseri viventi. Nash, aiutami a distendere, così potrà riposare. No, non voglio riposare, voglio andare via da qui. Non voglio restare in questo posto neanche un minuto di più. Neanche un minuto di più, hai capito? Un momento, io stanotte non ho nessuna intenzione di lasciare questo posto. Cerca di stare calma. Fuori non c'è nessuno e gli alberi non aggrediscono. Ashley, mi riporti in città, sì oppure no? Ma come, adesso? D'accordo, d'accordo Sharon, come vuoi. Ma prima bisogna che tu ti renda conto di quello che io stai dicendo. Io non voglio rendermi conto di niente. Voglio solo andarmene via da questo posto e immediatamente. Vabbè. Hai rovinato tutto lo spettacolo, bella roba, Fonzi. Verremo ricordati nella storia del liceo per il peggior musical. Chucky, la vuoi imparare quella battuta? Smettila. Devi proprio rovinare la recita a me e a Granville? Granville? Tex, sono così fiera di te. Hai salvato la nostra città e tutto senza muovere un dito. Quei banditi. Loro sanno che razza d'uomo sei. Chucky, hai sempre riempito il mio cuore di gioia. In questi anni noi due siamo cresciuti insieme. Come potrei non desiderare di dividere la vita con te? Ciao, Nene Rosa. Oh, vediamo se indovino. Oggi sono un po' nervosetta, vero? Non ti riguarda, lasciami sola con la mia disperazione. Che bello, sei riuscito a convincermi, Pennuto. Mi posso unire anch'io al vostro coretto? Brava, questo sì che è parlare. Ci si mette anche lui. Molto bene, allora imparerò a suonare. Glielo farò vedere io a questi incompetenti dell'Olimpo. Ho dei dubbi sulle mie capacità musicali. Le cose sono due, o sono degli incompetenti o sono un vero disastro. Quello che coinvolse Ray. Al momento nulla può essere affermato con certezza. Posso solo dire che dopo la riscrittura dei suoi dati personali sarà necessario sottoporre Ray a un nuovo test di sincronia con lo 00. In qualità di direttore operativo ne richiedo l'esecuzione prioritaria. Eventuali attese potrebbero causare seri problemi tattici. Lo so, maggiore Katsuragi.
Il vero bersaglio dello 00 ero io. Senza alcun dubbio. Katsuragi, molto piacere. Cara mamma, l'altro giorno ho conosciuto una ragazza di nome Katsuragi. Tutti mi guardano tenendosi a distanza, facendomi così sentire in ogni istante il peso del tuo nome. Ma per qualche ragione questa ragazza sembra del tutto a suo agio anche nei miei riguardi. Ho sentito dire che si tratta dell'unica superstite della famosa spedizione di ricerca. Pare che per qualche tempo abbia sofferto di afasia e adesso non fa che chiacchierare, come a voler recuperare il vuoto di parole nel suo passato. Negli ultimi tempi Misato si è assentata dall'università e alla fine l'ho costretta a rivelarmene il motivo. È proprio una stupida. Sembra che abbia passato tutto il tempo in casa a letto col suo ragazzo, senza mai stancarsi, per un'intera settimana. Ho l'impressione di aver scoperto un lato del suo carattere del tutto inaspettato. Oggi mi ha presentato il suo ragazzo, è piuttosto carino, però non riesco ad adattarmi a quella sua frivolità. Che cos'è questa roba? Oh, quello è cibo spaziale, dicono che è buonissimo, Rio. Avanti, assaggialo, che aspetti? Ho preso le ricette più appetitose dal progetto Apollo e poi ho fatto del mio meglio. Adesso basta, chiaro? Voglio mangiare sul serio, non voglio mandare giù delle semplici pasticche. Volando a velocità supersoniche non bisogna appesantire lo stomaco. Sta zitta. Oh, parlo quando me la ricominciano. Se proprio ti piace, mangiala tu questa roba. Tieni, e anche queste. Oh, ma è proprio infuriato, Rio. Sei un ignorante. E tu, sei la solita rompiscatole. Non farò più niente per te d'ora in poi, capito? Bene, così mi sento. Allora ci penserò io a te. Vieni avanti, vigliacco di un mostro. Missile uno, fuori. E prendi quest'altro. Bene. Miza, verrò ad aiutarti più tardi, va bene? No, non importa, posso farcela da solo, stai tranquilla. Ah beh, allora ciao. Trivella spaziale, avanti! Bomba nucleare! Actarus, Actarus, mi ricevi? Tutto bene, Maria. Ci penso io! Torna indietro, Maria! Ecco, questo è il momento. Dobbiamo attaccare insieme o non ce la faremo. Missili perforanti! Ah! Ah! È un'orribile crudeltà. Actarus è mio fratello. Bisogna avere pietà di lui. Che fine farebbe nello spazio? Mio fratello si è trasformato in un essere diabolico. Tutti ne hanno paura. Vorrebbero che morisse. Pensa che sono un centesimo di quello che tu hai fatto, cioè non c'è neanche metà della carriera tua. Esatto, io ho iniziato che avevo 4 anni. 4 anni? Sì, ho fatto parecchie cose, sono contenta, orgogliosa, mi fa piacere quello che ha. Posso dire che comunque è un lavoro molto difficile. E anche ci vuole molta passione, molto amore, perché comunque quando noi diciamo che facciamo i doppiatori, noi siamo degli esecutori di altre persone, di altri attori o di altre attrici. Siete soprattutto degli attori? Sicuramente sì, sicuramente. Però sai, quando fai l'attore, quando reciti tu, i movimenti sono i tuoi, i fiati sono i tuoi, i respiri sono i tuoi, invece tu quando devi fare una cosa che non c'è fatto gli altri. Prima di lasciare la parola a Fausto, noi abbiamo preparato, io sono il presidente di Amici di Gonagai, Fausto è vicepresidente, abbiamo preparato 2 domande a testa, quindi 4, sono pochissime, facciamo rispondere e poi lasciamo spazio alle vostre domande, perché Liliana è qui per voi. Ci tenevo a sottolineare questo, ho iniziato la giornata così: il doppiaggio italiano è un'eccellenza italiana, è un'arte che viene rispettata e richiesta soprattutto dagli attori di Hollywood. È qualcuno che usa
una TV pubblica che noi paghiamo con il canone tutti gli anni si permette di dire delle stupidaggini e di offendere queste persone che fanno un grande lavoro e ci tengono compagnia tutti i giorni con la loro voce, come fa un papà e una mamma, e diventano familiari per noi. Il doppiaggio italiano è un'eccellenza italiana che va rispettata in Italia e anche nel mondo. E passo la parola a Fausto per la prima domanda. Ecco, io intanto ho scoperto una cosa che non sapevo, che lei avesse doppiato anche Rizzo Coatri, e per quanto riguarda il discorso che dicevo James, insomma, non darei molta importanza a questa cosa perché la settimana dopo ha ritrattato davanti a Tom Hanks. Sicuramente, ma è tutto il contrario. Andrei avanti pensando a cose più positive. E tu prima hai detto che hai iniziato a 4 anni. Esatto. E com'è cambiato il mondo del doppiaggio da quando hai iniziato a venire? Allora, il doppiaggio è iniziato comunque, come dicevi tu, le pizze che si portavano, e noi eravamo innamorati di lavorare con queste, con questa pellicola, con queste pizze che ogni tanto si rompevano e quindi dovevano essere riaggiuntate, quindi ritornava indietro tutto il film, perché era il momento dove noi bambini specialmente andavamo a giocare. Non potevamo fare qualcosa, scherzi, giochi. E negli anni poi cambiato tutto, perché poi di Cartoons, che è l'ultimo, poi ci sono stati le varie lavorazioni e quindi il cambiamento, anche che non c'è più la pellicola adesso, prima si lavorava con la pellicola. È cambiato che c'è sempre meno tempo, c'è sempre meno denaro a disposizione per fare il doppiaggio. E una cosa bruttissima che accade è che specialmente in America, anche in Francia, anche in Spagna, ora bisogna seguire una linea, cioè più che una linea è una curva. Se la tua curva ricopre esattamente il movimento, la voce va bene, che poi sia vecchia, sia giovane, sia giusta, sia sbagliata. Purtroppo questo non accadeva quando ho iniziato io, è sicuramente più riduttivo adesso questo lavoro, anche se i vecchi della mia generazione ancora cercano di fare questo lavoro nel miglior modo possibile, anche con poco tempo a disposizione, anche perché poi alla fine sei piccolo, fai, o lo fai bene o fai un'altra cosa. Non sempre la tecnologia, insomma, fa delle cose. No, assolutamente, assolutamente. Soprattutto quando si parla di arte. No. È brutto, è troppo brutto adesso farlo. Io perché mi diverto ancora, perché amo questo lavoro più della mia vita. Ci ho dedicato una vita, quindi voglio dire, lo faccio con molta, molta gioia, però sicuramente è cambiato troppo. Sì. Vediamo, allora. Doppiatrice, direttrice del doppiaggio e attrice, qual è il ruolo che ti piace di più e quello in cui ti ritrovi meglio, insomma? Allora, io per tanti anni ho fatto teatro, sono stata con la compagnia dei giovani, con Giorgio Belullo, Romolo Valli e Rossella Falco. Ho fatto per 14 anni e devo dire che mi piaceva molto. Il teatro è una grande emozione, sei tutte lì, tutte le sere lì davanti al pubblico, che è meraviglioso, Sergio. Sempre e comunque, tutti i giorni vivi questa emozione. Ho iniziato il doppiaggio perché mio fratello, più grande, che lo fa. Che era anche Koji Kabuto, oltre ad essere Ricky Kanda. E quindi ho iniziato a fare il doppiaggio perché quando io ero piccolina dicevo sempre a mia mamma: mi porti al cinema, quando mio fratello lavorava. E ho iniziato così, ho iniziato facendo doppiaggio. Sono stata fortunata perché ho iniziato facendo delle cose molto belle. Io a 8 anni ho avuto la fortuna di doppiare la bambina di Mary Poppins, dove ho anche avuto l'esperienza di cantare, dove ho avuto anche l'esperienza di stare con Walt Disney per un mese e mezzo, che mi disegnava i disegni
il Mickey Mouse e compagnia varia. Ho iniziato poi a fare, ho fatto la ciociara con Sofia Loren, che ho lavorato con lei, ho lavorato con Anna Magnani. Devo dire che io sono stata una molto fortunata nel mio piccolo, perché ho avuto la fortuna di conoscere grandi attori, grandi attrici e grandi registi. Ho continuato perché mi piaceva, poi a un certo punto ho detto che faccio? Faccio la mamma, faccio l'attrice, faccio la doppiatrice. Ho resettato tutto quello che era resettare, ho deciso di fare una figlia, che oggi ha 27 anni, e ho deciso anche di fare solo ed esclusivamente doppiaggio, perché sicuramente mi diverte molto. Ho iniziato a fare anche la direttrice, è un'altra bella esperienza, perché lì crei un qualcosa che è tuo, perché scegli le voci, decidi chi lo deve fare, chi non lo deve fare. Io ne approfitto per una discussione che ho fatto in macchina, sì, e che non è prevista nelle domande, ma voglio darti la possibilità di dirlo. Tu adesso hai una tua casa. Sì, io ho una casa di doppiaggio che si chiama Hungry Girls. Perché Hungry Girls? Perché io e la mia socia, che si chiama Donatella Fantini, siamo esattamente come il giorno e la notte. Lei molto più magra, piccola, con i capelli rossi, gialli, verdi, perché è una che si fa i capelli di mille colori, e però una grandissima professionista. E io un po' più seria. E dopo tantissimi anni abbiamo deciso perché non farlo. Hungry Girl perché ci rispecchia molto, perché siamo due birichini e quindi abbiamo deciso questo nome. E ci dà la possibilità di lavorare, e devo dire che avendo una società di doppiaggio sono io che posso decidere come voglio il doppiaggio. Le voci, come si devono fare, quanto tempo ci devo mettere, perché io odio. Ah no, 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 arriva oggi, me lo dai domani. Non esiste. La direttrice del doppiaggio la fai sempre tu o scegli qualcuno? Sempre, quasi sempre. Poi quando faccio anche il doppiaggio in voce non lo posso fare. Fausto. La domanda è questa, tu hai in parte già anche risposto prima, hai doppiato tantissime attrici, a quale ti senti più legata e qual è l'attrice che avresti voluto doppiare e insomma non hai doppiato? Allora, l'attrice a cui sono due a cui sono molto legata, una è stata Mia Farro perché mi ha dato la possibilità di fare un certo tipo di lavoro, un certo tipo di cinema, che sicuramente è anche un modo di parlare di... Liliana, faccio una piccola integrazione. Lo showreel che abbiamo visto, se c'è qualcosa che manca, qualche attrice che avessi inserito. No, in questo showreel che avete fatto c'è un'attrice che io amo da morire, è Patricia Clarkson. E doppio ormai da parecchio tempo, adesso sono in uscita due film che io ho doppiato di lei, uno si chiama Party e un altro si chiama Maze Runner, l'ultimo episodio di Maze Runner, e lei è una che mi ha dato la possibilità di cambiare totalmente la mia voce, perché nel film che voi avete mandato facevo una voce anche ancora abbastanza leggera. Negli ultimi è una voce molto più anziana, più matura e anche molto più easy, molto più tranquilla, ed è quello che mi piace, perché doppiare lei è molto difficile ma molto bello. Passiamo agli anime, visto che oggi festeggiamo cose importanti. Sayaka Yumi, Male Grazia Frid, Rizzo Kagashi, sì, e Pollo. Sì. Quale personaggio degli anime ti sei divertito, oppure qual è quello a cui sei più affezionato? Allora, due sempre, anche di cui uno devo essere sincera, e lo dico pubblicamente, l'ho doppiata ma non ho capito mai quello che dicevo e perché lo dicevo, ed era Evangelion, perché non capivo niente. Io mi giravo e chiedevo: che vuol dire? Ditemi, perché sennò come la dico la battuta, che non capisco quello che dico. E lì è già stata difficile, perché già andare dietro a un ritmo
giapponese non è. Poi lei parla 3000, adesso io mi sono risentita, non mi ricordavo che doppiavo così veloce, assolutamente, perché tremenda, tremenda. Un'altra nel bene e nel male, perché ormai dopo svariati anni che l'ho doppiata, è Pollon. Pollon perché mi porta in giro per... mi accompagna nella mia vita, nella mia vecchiaia ormai, perché ormai sono passati tanti anni, perché è stato forse il cartoon che mi ha dato la possibilità di inventare una voce, perché il cartoon non aveva questa voce. Quando la Rai ha preso questo lavoro, ha scelto una voce abbastanza particolare perché doveva fare impatto sui bambini, ma non era un cartoon da bambini, perché c'erano tante cose che i bambini non potevano. Ecco, non, quando mi chiedevano sembra talco ma non è, che significa? Che significa? All'inizio non si poteva dire. Ce lo chiediamo ancora oggi. Negli ultimi anni è stato detto che significava, perché era solo quella la vera realtà. Ah, sì, si riferiva veramente a quello? Sì. Mi sta cadendo un mito, Pollo. Non ti vesti più così, Era quello. Poi, certo, sì, Maria... Ma nel loro genere mi sono sempre piaciute tanto, però certo sono personaggi che mi accompagnano, questi due sì, sicuramente mi accompagnano. Faccio riferimento a questi cartoon tipo Mazinga, Goldrake. Noi ci divertivamo come pazzi, ma non quando li doppiavamo, ma quando dovevamo dare gli ordini, non so... Lava ciclonica, la danno a tutti, che ognuno di noi, come la diresti? Come la diresti? E tutti noi lava ciclonica! Giocavamo come pazzi con Romano Malaspina, uno molto English, molto serio, e che aveva, quando doppiava, 4 penne e un taglierino, perché queste 4 penne, una rossa, una blu, una nera e una verde, a secondo di come doveva dire la battuta, lui la segnava con un colore diverso. Perché? Perché siccome quando noi doppiavamo un tempo, si doppiava in 3, in 4 davanti al reggio, e quindi dovevi leggere, guardare, vedere quello che dovevi fare, ognuno poi si segnava la battuta per conto proprio come voleva. E sul copione di Romano non ci dovevi mettere i piedi, proprio le mani non ce le dovevi mettere, perché è mio, non si tocca. Che colore c'è? Verde. Stai parlando? No. E allora che vuoi? Devo parlare io. Ma era tutto così. Però è una persona meravigliosa, un collega eccezionale, veramente eccezionale. Scusa, volevo solo una cosa. Sono riuscito a capire il significato di questi urli delle armi, perché in realtà noi vedremo le armi partire, si pensava che uno schiacciasse un pulsante e facesse qualcosa. Hanno dato una risposta con l'ultimo film su Mazinga, di Mazinga Z Infinity, dove c'è Tetsuya, il pilota del grande Mazinga, che quando grida, no, l'arma, c'è un riconoscimento vocale, quindi una specie di iPhone, no? Sì. Di Siri che ti riconosce la cosa. Questa cosa veniva detta anche in Mazinga contro Goldrake, che rubavano il grande Mazinga. Sì, assolutamente sì. E per farlo funzionare loro hanno dovuto campionare, mi pare, la voce di Goji. Sì, è vero, ma comunque noi li urlavamo anche perché era... quando si doppia non si doppia, noi doppiamo sulla nostra colonna, che è la colonna audio vocale, dove quindi tutto il doppiaggio è fatto su una banda sola. Dopo, quando si fa la cosiddetta sincronizzazione, si mettono i rumori, si mette la musica, si mettono tutti gli effetti, e quando doppiavamo per fare
comandi, tutti ci dicevano urlateli, 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 perché non si sentono. Non è vero, molte volte abbiamo urlato un po' troppo anche, perché non necessitava tutta questo... Non sarebbero stati gli stessi, senza quelli. Ma comunque... Come dice Giorgio, l'ho curato, sennò sarebbe stato... Giorgio poi, figurati, già come si dice in gergo, ha già una bella canna. Metti quanto fa quando urla, cioè quando siamo disperati, quindi... Per inciso, visto che abbiamo parlato di Romano, ci abbiamo provato a portarlo, poi chi lo conosce sa che è un'impresa impossibile, lo salutiamo. Lasciamo spazio adesso... Lo saluterò io per voi. Grazie. Grazie. Sicuramente lo farò. Adesso abbiamo 10 minuti e possiamo lasciare spazio a qualche domanda dei presenti, del pubblico. Buongiorno, buonasera. Complimenti per tutto. Volevo chiedere se le capita ancora oggi di rivedere qualche cartoon dei tempi e le sensazioni che prova nel rivederli. Qui, stasera, adesso ho visto queste ispezioni e devo dire che mi sono emozionata perché io doppio tantissime cose, nell'arco della giornata io posso doppiare un cartoon, un film, un documentario, cioè perché nell'arco della giornata non si fa sempre lo stesso lavoro e molte volte dimentichi quello che fai e essere qui oggi, aver sentito queste cose, devo dire che sono rimasta estremamente colpita di come poi questi cartoon hanno lasciato un segno comunque, hanno... Io sto trasmettendo a lei. Ed è molto importante perché queste cose si portano avanti negli anni, li capisci quando sei più grande, ma è bello, è bellissima una cosa del genere, è bellissimo rientrare perché poi tu appena ti senti, no? Rientri subito nel meccanismo e nell'input che avevi quando... lo facevi e è bello, veramente molto molto bello e molto emozionante. Poi aver sentito così che io ero una bambinetta, quindi mi fa ancora più piacere. Grazie. Un'altra domanda? Prego. Cosa pensa delle battaglie politiche contro Godoy negli anni 80? 70-80. Non mi vorrei pronunciare perché dovrei entrare in un discorso estremamente complicato e pesante, ma purtroppo noi siamo italiani per certe cose e vogliamo sempre andare oltre a una problematica, a una situazione, quindi devo dire che le hanno fatte perché le hanno fatte, i motivi ci sono e anche tanto, lasciamoli a loro, non mi interessa, io continuo a dire che è stato un bel lavoro, una bella emozione e questo deve rimanere, perché non c'è bisogno di fare queste politiche stupide su cose che... sempre interessi, vedete nei giornali di oggi pieni di violenza, quindi quando tu mi dici Pollon che parlava di droga, ok, sì, va bene, adesso che vediamo Goldrake violento e adesso che vediamo, ma dietro c'erano troppi interessi e un altro tipo di interesse che, ripeto, non mi interessa dire e non voglio entrare nel merito. C'è la nostra Sayaka Pamela che vuole fare una domanda. Sì, no, la domanda è un po' più easy la mia, che di solito fanno a me nel mio campo. E che cosa consiglia a qualcuno che vorrebbe iniziare questa carriera, quindi di doppiaggio? Tre consigli? Sì, anche perché è un ambiente, anche come tutti gli ambienti lavorativi, adesso molto difficile, quindi... Beh. Allora, tre consigli sono facili da... no, facili, non esageriamo. Bisogna parlare un italiano perfetto,
bisogna saper recitare. Noi recitiamo da fermi, non sappiamo quello che facciamo quando entriamo in una sala di doppiaggio, quindi devi essere un attore o un'attrice. Bisogna studiare recitazione, dizione, interpretazione del testo, che non è recitazione. La recitazione è quando io recito un testo teatrale e quindi recito. L'interpretazione del testo è dire cosa significa quello che sto leggendo e come lo devo dire, che sono due cose totalmente diverse. Il doppiaggio è un mestiere atipico, perché io devo saper ridere, saper piangere, saper urlare, saper fare senza nessun tipo di problema, ma ci sono scene di sesso, le devi saper fare. Perché? Perché oltretutto c'è una tecnica per come farle. Devi dare verità quando sei fermo, perché noi siamo davanti a un leggio con lo schermo davanti, in piedi, al buio sì, come al cinema, però sei fermo. Conto che, ehi, ciao, come stai? E mi muovo e io devo fare, ehi, ciao, come stai? Allora devo fare solo con questo e con questo, che è il diaframma, perché dobbiamo sapere usare il diaframma. Io lo so usare ormai dopo tanti anni anche da seduta, ma il diaframma si piega, quindi ci sono delle tecniche che vanno, si devono imparare, si devono studiare, perché non è un lavoro, cioè, ah, hai una bella voce, chi se ne frega, scusate. Potresti fare il doppiaggio, certamente. Entriamo in sala, leggimi questa battuta, dimmi una qualsiasi cosa e poi ti dico, sai piangere? Sai ridere? Fammi sentire. Se io devo fare una battuta col pianto, è una battuta di tecnica, ok? Inspiro, tiro dentro il fiato e dopo vi devo dire che non ce la faccio a parlare, perché non ce la faccio. Sincera, studio tantissimo. Io la mattina prima di entrare in sala ho 20 minuti di riscaldamento di voce, perché le corde vocali vanno trattate, vanno usate, e poi la respirazione, cioè, ci sono tante cose. È un lavoro che si può imparare, ma si deve studiare tanto, proprio tanto, 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 perché è vero. È un vero, vero, vero mestiere. Abbiamo tempo ancora per due domandine e poi dobbiamo fare un paio di cose che faranno piacere a Liliana. Buonasera. Ha parlato di tecnica, ha citato i personaggi che ama di più. Sì. Ma viene sempre da chiedersi in quali personaggi si riconosce, in che misura la persona che doppia si trasmetta nei personaggi che doppia? No, non posso dire che c'è un personaggio o meno. Noi abbiamo l'abilità di lasciare a casa Liliana Sorrentino e di portare davanti al leggio Patricia Clarkson, Mia Farron, esatto, cioè non è devo dire che
si farebbe molta fatica a riconoscerci giornalmente con i personaggi che facciamo. Però certo, c'è poi un personaggio che è più nelle tue corde che in un altro, sicuramente sì, sicuramente sì. Io personalmente mi rivedo molto nella Clarkson, perché sono fatta un po' così. Sono una che non lascia poco al caso le cose. Cioè, sono una che deve andare fino in fondo. Come diceva tuo fratello Claudio, non è il personaggio di Grinch. No, no, assolutamente. Ecco, poi un'altra cosa, io ho avuto la grande fortuna, ma la grande sfortuna, di avere un fratello più grande che fa lo stesso lavoro, molto bravo, lo dico perché non c'è. Perché se ci fosse... Abbiamo le prove. Non lo direi. Che ha, ha avuto una grande importanza su di me, avere lui come collega, oltre che come fratello, perché è una persona che sa fare questo lavoro in maniera eccellente, è uno che ha sempre dato molto di lui nei personaggi che ha fatto, ma è altrettanto una persona che, come me, perché siamo cresciuti insieme, lavorativamente parlando, e anche come fratelli, amandolo questo lavoro e sacrificandosi molto, perché Claudio è, quando io doppio, che lui fa il direttore di doppiaggio in Diario di uno scandalo, che io ho doppiato Kate Blanchet, lui faceva il direttore. Raccontavo prima a James, quando venivo, che l'ultima scena del film, che è una scena dove lei urla e piange per 8 minuti, io la guardo la scena, la provo, mio fratello mi fa: bene, allora sei pronta, vuoi incidere? Così incido, faccio la prima incisione, non è, lo dico con molta franchezza e umiltà, era buona la prima incisione, buona, perché c'era il sync, perché c'era tutto, perché c'erano i fiati. Mio fratello dall'interfono: no, ne devi fare un'altra. Dico: ma tu sei pazzo? Dico: io ho dato le corde vocali, le bottoncine stanno sulle gio, ma tu dai, sei fuori di testa. No, un'altra. Io: Claudio, ti prego, non me la fa fare, va bene. No, ti ho detto un'altra. Sto per fare questa seconda incisione, nella sala vicino c'era il direttore di Pollon, che è un uomo, entra in sala e fa mio fratello: oh, ma che la vuoi far morire sulle gio a tua sorella? Perché volevo assolutamente, ma per il gusto. E io, dopo tanti anni, 8 mesi fa, ho fatto un film dove c'era Claudio che doppiava Mel Gibson, e davanti al regio c'era una scena, credetemi, non difficile, di più, che quando l'ho visto ho fatto, dico: Dio, adesso Claudio che dice, che fa? La prova, la incide, va bene, no? No, Claudio, ne devi fare un'altra. Io un'altra, ma tu sei matta? No, caro, la direttrice sono io e adesso tu la rifai. Si è voltato e mi ha detto: ma tu sei matta, io me ne vado, e ricordati, io sono tuo fratello più grande, sono il maggiore e faccio quello che voglio. Quindi, perché poi alla fine giochiamo a così. Pensate anche a quali incredibili personaggi ho doppiato il fratello, da Ricky Cunningham, Mel Gibson, ma anche John Travolta, insomma, Koji Kaburi, vabbè. Abbiamo tempo per l'ultima domanda. Qualcuno vuole approfittarne? Dai, su. Faccio io una domanda scontata. È facile doppiare un personaggio in carne e ossa o un cartone animato? Un uomo, una donna, un carne e ossa.
questi maledetti qui fanno questo tutto. E quando si doppiano la prima cosa che ti dicono, hai visto? Il labiale. E io, il labiale, dove sta il labiale? Perché è solo un movimento. Dico, ma voi date i numeri. Il labiale c'è, guarda. Il Rizzuco, con questa benedetta Rizzuco che andava a 7876, non so come parlava, e il direttore mi faceva, l'hai vista Liliana? Perfetta, va benissimo, guarda, ho aperto, ho iniziato che apriva e ho finito che era già chiusa la bocca. E in mezzo? Dico, tu sei pazzo, in mezzo non c'è ritmo. Come non c'è? C'è come? E quindi tutte queste grandi corse che si sentono quando si doppia era per coprire questo maledetto battito unico, perché non c'è nient'altro. Quindi è sicuramente molto più difficile il cartone, sicuramente. Allora intanto facciamo un grande applauso a Liliana Sorrentino. Io l'ho fatto già con i tuoi colleghi al Torino Comics, l'ho fatto con Giorgio Curato l'anno scorso e lo faccio anche con te. Noi premiamo i doppiatori che riusciamo a portare qui a Torino, lo facciamo come associazione. L'associazione Amici di Gonagai ti premia con la tessera di socio onorario e volevo immortalare questo momento e facciamo un grande applauso. Prendiamo noi per tutti voi, grazie. Del club, dell'associazione. Io vorrei invitare qui il presidente dell'associazione Eva Impact, perché anche loro hanno qualcosa da dirti. Salve a tutti. Allora anche io, a nome del direttivo e di tutti i soci, voglio conferire una targa con il titolo di Amica di Eva Impact a Liliana Sorrentino per aver donato voce e anima alla figura drammatica della dottoressa Rizzuko Akagi di Evangelion, interpretandola con passione e grande professionalità. Grazie. E lei, Ilaria, al suo nome, grazie. E adesso passo la parola a Fausto e mi chiede qualcosa di dire. Come ti avevo anticipato prima, quando parlavo di Rodovetri, vorrei avere questo grandissimo onore che mi autografassi il cielo originale, che adesso faccio vedere anche, vuoi farglielo vedere? Il cielo originale di Maria Grazia Flid, che fa parte della mia collezione. Tra l'altro è opera di uno dei character designer che più famosi in Giappone, che è Shingo Araki, quindi sono, insomma, sono, ma si rovina con la mia, io voglio, stiamo unendo il corpo e alla voce su questo cielo, quindi ci tengo tantissimo e quindi ti chiederei questa grandissima cortesia. Tra l'altro io ci tengo a sottolineare che quello non è una riproduzione, questo è l'originale. E non è una riproduzione originale come quelle che ci sono in mostra, quindi è un pezzo raro, unico, e come avete potuto sentire dalla sua conferenza. E chiunque volesse approfittarne, noi, per fare in modo di crescere e portare ancora a Torino personaggi e fare eventi in continuazione ricchi come quello di oggi, abbiamo pensato di realizzare 14, quindi sono solo 14 copie, riproduzioni originali di questo cell, le trovate allo stand di Amici di Gonagai nella sala di Animanga, chiunque volesse, sono plastificati e adesso Liliana Sorrentino si accomoda nella sua postazione, potete passare al tavolo, acquistarne una copia e farmela autografare da Liliana Sorrentino, che è un'occasione più unica che rara. Trovate anche il catalogo Lamero Tanti, che contiene tutte le opere, tranne tre che sono in esclusiva per la mostra, di Lamero Tanti, le opere degli artisti di Animanga Italia, e trovate tutti i cell esposti in mostra da Fausto, tutto allo stand di Amici di Gonagai. Grazie e adesso inizia la sessione autografi di Liliana Sorrentino alla sua postazione.